La Lega Navale Italiana, sezione di Giulianova, ha acquistato l'imbarcazione ANSE 303, una barca speciale perché progettata per consentire ai portatori di handicap di praticare lo sport della vela. Un progetto con risvolti sociali che la locale Lega Navale sta portando avanti da tempo. La barca, come è stato sottolineato, è dedicata a tutti i disabili. Il primo ad utilizzarla è stato l'atleta paraplegico Ivan Piccioni, da poco titolare del brevetto per il volo in aliante e il testimonial dell'iniziativa. Sì, questo è un progetto inclusivo, dove noi della Lega Navale stiamo portando avanti con molto, molto, molto interesse. Quest'anno abbiamo acquistato un'imbarcazione che è un'ANSA 303, adibita soprattutto ai ragazzi portatori di handicap, per cui stiamo portando avanti questo progetto sperando di avere vicino anche tutte le, diciamo, le componenti per far sì che questo progetto si possa realizzare. Stiamo coinvolgendo già adesso un ragazzo, Ivan Piccioni, che è un nostro carissimo amico di Giulianova, che è anche lui entusiasta di questo progetto. L'abbiamo rimesso in acqua finalmente lui, con questa imbarcazione. Stiamo aspettando che gli enti preposti ci mettano in condizioni di poter, come dire, agire per il meglio, cioè fornirci di pedane, di gruette, di tutte quelle attrezzature che sono adibiti per poter praticare questo sport, soprattutto per questi ragazzi disabili. Io sono stato nel passato un grande surfista a Giulianova. Quando la Lega Navale qui a Giulianova mi ha proposto una nuova avventura su una barchetta paralimpica che hanno acquistato per la prima volta qui al porto di Giulianova, io subito ho accettato e adesso eccomi qui che provo a imparare questa nuova disciplina. Io sono il primo, però mi hanno già detto che vorrebbero fare dei corsi gratuiti tutta l'estate a ragazzi disabili come me che vogliono venire a provare, quindi sono tutti invitati a venire qui al porto di Giulianova alla Lega Navale.